Salve, ne abbiamo trovato un altro ragazzi, e un altro mito da aggiungere alla nostra banda. La banda cresce quindi. Bisogna trovare un po' di spazio qui perché la banda è piena ragazzi. Io direi di metterlo a sinistra lui. O forse qua vicino a questo qua. Siamo sullo stesso livello forse. Comunque, era tempo che mi chiedevano di fare un debunking. Ripeto, questi qua per me sono i miei eroi, questi. Questa gente qua. Perché, diciamo, puniscono. Mi rubano i soldi, mi fanno perdere tempo, eccetera, eccetera. Quindi questi qua sono i miei miti, perché danno una bella punizione alla pecora, che è quello che si merita la pecora. Quindi mi hanno detto di debunkare da tempo questo Ultra Horus. Lui ha fatto una mini modifica, perché minchia, se diceva proprio Horus, che sarebbe il sole, eccetera, eccetera. Sarebbe stato troppo, non lo so. Comunque sì, questo è il nostro eroe, sei un grande. E niente, siccome era candidato a far parte della banda, niente, ho detto vabbè, qui però non posso metterlo nella banda senza sapere chi è. E ho visto forse il suo video più famoso. Ultra Horus. Lui è oltre il sole. Ha 666 iscritti. E il 2022, dopo la grande rape, come si dice rape? Quando ci siamo stati gangbangati proprio di brutto dal sistema, e il sistema ci ha fatto capire insomma quanto cazzo siamo un niente. Questa gente qua ancora parla che noi possiamo avere energia gratuita e tutte queste minchiate qua. Ma che cazzo ti serve l'energia gratuita da pecora? Se il rettile ti mette dentro casa con un bel lockdown, cosa cazzo ci fai con l'energia gratuita? Tu sai che per esempio c'è già l'energia gratuita, si chiama, che io uso adesso, ogni tanto esce un po' di fumo qua perché questa è l'energia gratuita, pecora. E in più, a differenza delle minchiate di questi qua, muovi anche il culo per averla, no? Ma purtroppo. E questa energia gratuita, appunto, il rettile non te lo lascerà fare fra pochissimo, no? Quindi cosa ti fa pensare che anche se noi trovassimo un'altra energia, questa è una pecora che sta passando. Vediamo che noi riusciamo a trovare un'altra fonte totalmente gratuita. Tu non devi fare niente, fanno tutti gli altri. Lo sanno. E per dartela gratuitamente. Cosa ti fa pensare che te lo darà totalmente gratuitamente? Ma comunque, questo è il succo di Ultra Horus, diciamo, ragazzi. Ma di che cazzo vogliamo parlare? Parla che noi viviamo in un mondo, in un ologramma. Il nostro, questo qua del mondo ologramma è un classico. Joe Rogan ne parlava, tutti di questi grandi cazzoni, diciamo, della controinformazione. No, fa bene. Io guarda, sono, questo video è un video di complimenti. E sai quando tipo sei in un'arena, no? E vedi i gladiatori, no? Che ammazzano un pezzo del me. Oppure che ne so, quando vedi Kenshiro, no? Kenshiro che ammazza i cattivi, no? Io vedo questa gente qua, questi qua, come i miei eroi, ragazzi, perché loro danno PayPal. E di tu sei Dio, noi possiamo vivere in eterno, tutte queste cose qua. Pff,
puniscono la pecora, la puniscono per bene. Quindi, vediamo Nikolov, che a sentirlo parlare sembra di sentire Sinisa Mihailovic, veramente accento un po' zingaresco, diciamo. Ma è molto. Sei il mio eroe, sei. Georgi Nikolov 777. Lui è oltre anche il 666, oltre l'uomo, lui è super uomo. Quindi, ecco, lui ovviamente mette il sole anche quando saluta, perché è Horus, ovviamente. Diceva minchiate del tipo che c'è un sole cattivo, un sole buono, tutte queste minchiate qui. Quando arriviamo a quel livello io ti saluto, non entro in quei dettagli, anche perché nessuno dovrebbe entrare in quei dettagli quando ti trovi in una realtà che praticamente tu ti trovi così. Il 2020 ci ha fatto capire che tu non conti un cazzo proprio. Tu non puoi manco andare a mangiare senza la museruola. Tutti questi dementi. No, no, scusa, scusa. Bravo, Nicolo, bravo. Tutta questa gente che va da Nicola, dal mio punto di vista mi sembra un po' assurdo, diciamo, però che c'è un asso? Andate da Nicola che vi dice che il mondo è un ologramma e lui ha la chiave per farti diventare un dio e vivere in eterno anche. Ma scusa, ma se tu c'hai la chiave, perché come quelli là che vendono i numeri del lotto, ma scusa, se tu sai che numeri usciranno, comprali, fatti ricco e non rompi i coglioni agli altri. Questa è la stessa cosa, ma io vi dirò come cazzo la chiave per modificare l'universo così potranno avere energia gratuita, vita eterna e altre minchiate. Però siccome sono troppo buono, in cambio di un po' di donazione, se volete, vi posso dare anche a voi questa conoscenza perché sono molto buono. Questa è la realtà, ragazzi. Comicità pura proprio. Non ci sono parole, guarda. Ci sono parole e possiamo solo inorridire. E siccome ho capito che adesso non ho uno strumento tecnico indispensabile per sentire un po' di comicità, che adesso parte lui, parte Sinisa Mihailovic, ragazzi. Con la sua parlata tecnica e come questa, l'ho messo in chat. Allora, non vi fate i cazzi miei qua sulla sinistra. Vediamo, sarebbe stato figo il documentario con sta voce. Sì, perché con Fabio abbiamo scoperto questo canale di Ultra Horror. Ultra Horror. E Fabio ha linkato il documentario famoso di questo canale. Famoso, insomma, vomitevole. È bellissimo. E appunto in questo documentario le origini, tipo nel documentario, c'era questa voce che sembrava di sentire Radio DJ, tipo, veramente vomitevole, non so che cazzo sia. E invece adesso mi ritrovo con un'altra. Vediamo un po' di trovare il buco giusto qua nel microfono. Il buco l'abbiamo trovato. Possiamo anche sentire noi stessi a questo punto. Which is fabulous, fabulous. Abbiate un assaggio della persona con cui abbiamo a che fare, ragazzi. Abbiatelo, Quando leggi tu? per favore. Verso Roma? Verso la roba. Fermate, porca troia. Seconda sedia? Fermate, perché io lo metto a 3 per, ovviamente, che non posso sentire le minchiate a 1 per, ovviamente. Per fare prima. Giusto per avere un'idea di chi avevo a che fare. Quindi, voi avete avuto problemi col vento, perché qui nel Gulag c'è un po' di venticello che stando. Ok, sentiamo un po' di perle, così giusto per. E io mi chiedevo, ma come cazzo è possibile la gente. No, dovrebbe sentirlo, ma sentiamo che professore che è, ragazzi. Con la sua parlata veramente. Cioè, è anche migliore della mia quasi. Io non so parlare lui, mi batte perché. Pardon, leggi tu. Attenzione che c'è un po' di vento, il mio studio, posso solo spostare un po' il microfono così, non posso fare magie. Dovrei mettere la coda di gatto contro il vento, ma non ho un gatto qui a portata di mano.
Potrei togliere i peli del mio orsacchiotto volontario. E se non ci avete questo inconveniente. Però sentiamo, quindi lui ci sta dicendo che i Fenici, la chiave della nostra salvezza, sono partiti dall'Egitto e vanno a... Sentiamo. Partono da Egitto, ok? Verso la Roma, la seconda sedia, e la terza, l'ultima Inghilterra, da quale dietro le quinte controllano il mondo. Ok, quindi abbiamo a che fare con gente di questo calibro, diciamo. E visto ciò, ragazzi, non ci sarebbe nemmeno tempo da perdere, diciamo, perché il succo ve l'ho detto, ragazzi. Noi siamo dei ratti. Quando tu sei un ratto chiuso in questa gabbia, a cosa ti interessa a te questa minchia? Ovvio, è intrattenimento. Infatti la gente paga per essere come paghi per andare al cinema, per viaggiare un po' con la testa per un paio d'ore. Anche su internet c'è gente che vuole fuggire dalla realtà, perché la realtà è dura, ragazzi. La realtà è che noi non siamo capaci nemmeno di combattere, ragazzi, quindi combattiamo a colpi di donazioni, di click, di condivisioni. E il sistema ce lo lascia fare, dovrebbe farvi nel dubbio, ma come mai il sistema ci lascia fare o ci lascia parlare di queste cose? Perché sai che non abbiamo i coglioni di fare un cazzo. Noi vogliamo sempre donare a qualcuno. Così quel qualcuno fa la guerra per noi. Andrà tutto bene. Andrà. Sentiamo altre perle così, randomly. Questo è un documentario di 5 ore, ragazzi. Ha detto che alla fine di queste 5 ore tu uscirai proprio un ratto e una persona cambiata totalmente. Finalmente potrai cambiare l'universo e volare, non lo so. Vediamo la luce, ok? Tutto è legato con l'apertura, lì da dove entra la luce, e qui hai una croce, ok? E di sopra è una palla, come proprio dice Igina che il sole si trova sopra la cupola, però hai anche un ago in su, e io per molti altri motivi penso che molto spesso di sopra si rappresenta sia la luce che anche siamo, cioè la molto spesso succede che lo fanno vedere, e in questo caso, aspetta. In questo caso lo fanno vedere qui sotto. Quindi questo è il tubo che fornisce l'acqua per la fontana, come se fosse l'energia che entra esternamente dentro in questo mondo, e l'energia che esce fuori da questo mondo, come se fosse stiamo dando energia. Ok. Di nuovo le stesse cose. Ok. E molto spesso ci sono questi pallini con questo arco. Ora andiamo a vedere anche su stile classico architettonico. Qui è stile classico architettonico, sempre l'arco rappresenta la cupola. Hai un'apertura in mezzo. E una faccia di un leone che si affaccia, e queste sono le sue zampe. Con le sue zampe hanno fatto l'apertura, ok? Quindi da qui entra la luce e la faccia del leone, come se fosse il dubbio, ok? Perché il sole è quello che crea la vita. E poi ci sono anche questi due soli qui. Scusa, ma io da ignorante direi che l'arco è l'unico modo per fare, non so, una cazzo di entrata? Un ingresso? O gate? Or something? No. Questa porta qui, ragazzi, non hai capito niente, è un simbolo che tu purtroppo da ignorante non capisci. Proprio nella stessa maniera ci sono anche in antico Egitto, adesso lo farò in una maniera migliore. E quindi, sì, ok, andiamo a vederla su Google, scusa, su Google, che è meglio, molto meglio. Aspettiamo, aspettiamo, abbiamo Quindi, tempo, poi tanto più tardi ritorneremo qui. siamo in prigione qua, abbiamo tempo. Più tardi? No, voglio adesso. Ok. Sentiamo la Potrebbe significare musichetta di tutto quello che si sottofondo che ha vede qui. messo? Quindi entra la luce da qui, Acchiappa polli. ok? No, diciamo, Allora, molto interessante questo. guarda il sole, ok? Se vai a guardare nell'antico Egitto li fanno alla stessa maniera, e poi ci sono delle porte proprio come l'arco trionfale non è altro che una porta. Sulle porte hanno dei grandi, due grandi soli, ok? In antico Egitto proprio come qui, che lo vedi, ok? Andà. Qui sopra hai spirali senso Ragazzi. orario, ok? E spirali senza antiorario, senso antiorario. E in mezzo è l'apertura, ed è tutto allineato, ok? Come se fosse, una volta che fanno vedere l'energia positiva, grazie ai quali si crea la vita proveniente dal sole, queste due energie provenienti dal sole e dalla terra, ok? E un altro senso per questo qui è come se fosse l'energia proveniente da lassù, ok? Da là sopra, dall'esterno, sopra la Insomma, luce. in poche parole, ragazzi,
intrattenimento per le pecore che vogliono fantasticare, che vogliono sognare, insomma. C'è una nicchia, ma il bello è che ragazzi, questo qua sembra uscito a Roma. Noi abbiamo Porta Portese, no? Ci sono i zingari che vengono là, ti fanno le carte, tre carte, no? C'è stesso accento. Questo qua, te lo ritrovi qua, uno dovrebbe così avere un attimo di. Ah, forse è proprio quell'accento lì di uno che te cura per professione proprio. E invece gente intelligente. Ma io li ringrazio, ringrazio i zingari, infatti i zingari ragazzi sono i miei preferiti, perché inculano gli stupidi, voi siete talmente stupidi che dovete essere inculati, cazzo. Siete troppo stupidi, cazzo. Quindi ringraziamo di nuovo Ultra Horus per il servizio che fa, che vi fa, e basta, possiamo andare così a randomly da un'altra perla? Vediamo qua altri archi, mi sta rompendo i coglioni altri archi qua. Anche perché adesso mi stanno scrivendo, sono una persona richiestissima. Ma vediamo piuttosto questo pezzo qua. E qui fanno vedere come se fosse l'energia positiva e negativa, ok? Tutti questi lini, come se fosse creare uno schermo, Questi lini. uno spettro, una dimensione, diciamo, una dimensione in quale noi ci troviamo. Sembra una cosa del genere proprio. Ora, andiamo verso il Ghina di nuovo e poi verso il Film Matrix. Quindi hai visto Ghina sarebbe il suo eroe, tipo. come ci sono cose in comune tra stile classico architettonico e quello egiziano, ok? L'architettura egiziana. Io ti dico che Non si dice architettura. Uomo dell'est, no. Architettura. Architettura. No, architettura. Davanti. cercherò di farti vedere più avanti, sono la stessa cosa, sotto lo stesso potere. Allora, cosa spiega Ghina? Che l'energia negativa, quando incontra l'energia positiva, si crea l'atomo magnetico. Quindi dici che noi siamo dentro Non si dice dici, si dice dice. in questa energia negativa. Ok? L'energia negativa è la riflessione di questa energia positiva. E quindi noi, tutto questo mondo in quale noi viviamo, siamo dentro nella riflessione di questo che sembra un'ombra, cioè proprio l'ombra della energia primaria, ok? Dell'energia positiva. Siamo dentro nell'ombra, quindi siamo dentro in una illusione. Come se fosse, siamo dentro in una Hai capito? simulazione. È questo che fanno vedere qui Simulazione, c'è stato un po' di vento. antichi egiziani, sotto il sole. Come se fosse siamo dentro in uno schermo, dentro in una simulazione. Quindi, Ok, chi ci quindi ora libererà? spiega Ghina che siamo dentro in una illusione. L'energia negativa è la riflessione di questo. Salverà ovviamente la conoscenza, ragazzi. Quella positiva siamo dentro in questa illusione. Più Matrix. Sono anni che questi cazzoni con alieni, con Anunnaki, con tutte queste cose, peggio minchiate, cioè sparano queste cose, ma loro sono nella cazzo di gabbia insieme a noi. E fanno i fighi, no? Vi prendono i soldi ovviamente, perché siete dei polli. Più Matrix 4. Tanta gente si lamenta di questo film perché lo vedono come una produzione, cioè come un cinema. Invece sotto, più avanti, alla fine del video ti farò vedere tantissimi messaggi nascosti, molto nascosti, e quindi le persone non si rendono conto quanto questa ultima puntata esprime la verità. Rispetto alle altre puntate, questa qui Non è puntata, è episodio. è veramente in una maniera esagerata, che molto spesso, cioè io quando cercavo e trovavo i messaggi, alcuni dei messaggi, cioè mi dicevo non è possibile che lo fanno le persone che creano questo film, mi sembrava che come se fosse alcuni dei messaggi. Non sa parlare, cioè guarda la gente che guarda questo. 756 like ci sono qua. Commenti. 450 commenti. Tra cui anche Riccardo Coruggio, un altro che secondo me andrebbe nella banda, ragazzi, però non l'ho ancora spulciato per bene. Bravo, esattamente come penso, ho tanto materiale, soprattutto dal punto di vista architettonico, che non sono riuscito a mostrare mercoledì scorso. Dobbiamo assolutamente fare un video insieme. Oh, two is magic one. Lo facevano senza avere la consapevolezza che lo facevano, ok? E come se fosse qualcosa di più potente li faceva fare e magari loro non se ne accorgevano, ma veramente in una maniera esagerata. Ok? Accorgevano, Quindi loro non si accorgevano.
Più volte nel film fanno vedere questo bar qui. Non è film, è film. Ok, in quale neo adesso sta andando? E cosa c'è? Come si chiama questo bar? Simulate. Ok? Ah, c'è scritto Simulate, quindi noi siamo in una simulazione. Ma tutto Matrix è una simulazione del testo. Che vuol dire simulare? Simulazione. La cosa interessante è che Simulate si scrive con una T. E adesso tra un po' vedremo come mai lo hanno scritto con due T. Ok? Quindi? Imparo. Lui? Ho visto che dentro c'è di nuovo Simulate. Ok? E hai questa cosa qui come se fosse una rappresentazione della... Sembra stile classico. Ma te lo decifro io. Sì, mula, il latte del mulo, no? Ma scusa, ma ci vuole tutta questa... Pitiponico. Ok. E quindi ho visto questa scritta simulare. E questi, questa decorazione che le linee mi portano verso giù, verso sotto. Ti ho fatto caso che ci sono questi quadri qui. Ok? E andiamo a vederli da vicino. Cosa fanno vedere sotto la scritta simulazione? Ti farò vedere cosa vedo io, magari non sei d'accordo, ma io questo vedo. Allora, questo rappresenta autunno. Colori freddi, ok? Alba di autunno, scuri, colori scuri. Alba. E freddi, alba di autunno. Alba. Qui hai colori molto bianchi, ok? Tutto in bianco. C'è un ponte, come se fosse da qualche parte verso città. Però sopra si vede. Da qualche parte verso città. Rosso, quindi c'è questo colore caldo. Quindi abbiamo tramonto, inverno, quindi autunno, alba. Ragazzi, mi stanno chiamando, io non posso perdere tempo con questo minchione. Al volo, metto altri due punti al volo perché devo andare, posso perdere tempo. Significa il fiore di giglio, cosa simboleggia? Ok, per capire come si ripetono le cose. E qui hai un'apertura. Hai questa croce dei templari. E allora mi sono detto, cosa ci fa questa croce dei templari? Che senso ha? E poi dalla croce dei templari escono due spirale, ok? Una... senso antiorario e una senso orario. Ragazzi, e poi hai questi cerchi qui, due cerchi con puntino dentro. Allora, cosa significa? Cominciamo con il fiore di giglio. Il significato del fiore di giglio include purezza, fertilità, trasformazione, rinascita e evoluzione. Maggior parte il significato è purezza e fertilità, è molto legato anche alle idee di nuova vita e rinascita. Vedi come si ripetono le cose, sempre si parla di rinascita, di nuova vita e si mette sopra la cupola, quindi indica verso su e si applica a loro. I dei. Ok? Sempre si tratta di rinnovamento della loro vita. Quindi, il fiore di giglio normalmente esprime pura energia. Detto già che la vegetazione si mette come, cioè esprime energia sempre, mettendo qui fiore di giglio, normalmente esprime la purezza, quindi pura energia. Loro si nutrono in qualche maniera con pura energia da questo mondo qui. Allora, avendo presente tutte queste cose, dovevo capire cosa è questa cosa. Ho cominciato a ricercare, ho cercato molto e ora ti farò vedere cosa ho trovato. E ho trovato questo. Attenzione. Qual è la forma del fotone, ok? Capito, cerca finché non trovi quello che vuoi tu. Ovviamente trovi. Questa è la forma del fotone. La croce dei templari, non c'è nessuna croce dei templari. Fin dall'antica antichità comunicano dappertutto tutti i poteri, per non parlare di oggi, e te lo confermerò. Ma stai a capire. In diverse maniere, come si comunica dappertutto il fotone della luce. Fin dall'antica antichità si comunica una scienza. Non c'è niente a vedere con una croce dei templari, ok? Il fotone della luce, ora se tu hai... Bene, con questa perla chiudiamo qua, perché non ho tempo da perdere con le minchiate, ragazzi. Voi vi volete, compratevi anche i popcorn e divertitevi qua, ma ho di meglio da fare, ciao. Non si è interrotto per qualche motivo. Come mai non mi ti sei interrotto? Scusa, come mai? Chi ti ha detto di fare ciò? Mostra la finestra e chiudi questo cesso.